Giungerà a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Ci troviamo in Sicilia, la nave chiamata Diciotti della Guardia Costiera, con a bordo, pensate, ben 519 persone, salvate in ben 7 interventi in mare ed anche un cadavere. Tre donne, un uomo che avevano disperato bisogno di cure mediche, che sono poi stati trasferiti direttamente a Lampedusa. L'approdo è previsto per la tarda serata. Il cadavere era stato già recuperato da parte del mercantile Fon Talassa, che ha soccorso ben 212 migranti. A bordo della Diciotti ci sarebbero anche i 42 migranti salvati dalla nave militare USA chiamata Trenton, durante proprio un intervento in cui risultano purtroppo disperse ben 12 persone complessive. Il naufragio, nel quale sarebbero morte e decedute 12 persone, si sarebbe verificato il 12 giugno e i migranti sarebbero in mare da 7 giorni di tempo. Venerdì scorso le autorità italiane avrebbero sottolineato che 42 sarebbero già sbarcati però nel nostro paese, in Italia. Questo dunque sarebbe quanto. Lasciatemi dire che approvo le politiche per quanto riguarda la situazione degli sbarchi in Italia che il bravo Ministro dell'Interno Matteo Salvini sta applicando, quindi mi ritrovo pienamente in quello che è il suo pensiero, il suo parere e le sue linee programmatiche. Grazie, chiaramente questa è la mia opinione, ovviamente. Un salutone, iscrivetevi al prossimo video da Narrato Italiano.